La storia di uomini e donne del bel pianeta è lento, irto cammino. Da Atlantide, bianca città dalle mura dorate, origine di un'umanità sapiente, dispersa in molte terre, alle città del comunismo, per un'umanità solidale, in tutte le terre del mondo. Città diverse, per pietre e per forme, per un'unica utopia da costruire. Più forme, petali di un solo fiore. Donor numero 34576148 2. Biotex.com, Inc., Kiev. Biotex.com è il più rinomato istituto clinico ucraino per la maternità in affitto. Ho mani fragili, un grembo di pane. Conosco il gergo stolto degli inverni. Ne ho inscritto il silenzio sulle labbra. La solitudine di tutte le porte dove ho costretto l'esilio dei passi, qui si sconfina, come a terra franca, la satira di un sole o la sua surroga. Ignoro chi accolgo, la vita che mi diedero da crescere. Mi parla un idioma losco, straniero. Tento una voce, le risponde il vuoto. Tendo la mano, nella colgo cenere. Sono lo strappo, il ripudio di un dono. Questo soltanto so offrirti, mentre ora a me giungi oscuro e limpido, fiore ottuso, aporia del nulla. Salgono dal fondo. Quanti sono? Intravedo nell'acqua ferma, masse oscure in movimento. Chi li ha messi a fondo? Che cosa vogliono? Alcune guizzano, come se avessero le ali, anche se sono pesanti. Con la scusa di respirare, sperano di trovare nell'aria nostra quello che non c'è in acqua. Si sente lo schiocco delle mascelle quando fuoriescono dalla superficie dell'acqua, prima dello splash. Altre ritornano sotto, panzannano qualunque cosa capiti a tiro, anche frammenti di materia. Non hanno la coda, non hanno. Non hanno le orecchie sporgenti, non hanno le zampe, non hanno una forma precisa, hanno la pelle viscida, sono nude, fameliche, pretendono di essere soccorse, ma se cerchi di succederle, scivolano via, non rispondono, tanto che lo ringraziano. Se ti dai da bere da mangiare, pretendono di più, la doccia, delle coperte, magari dei vestiti, e sarebbe la fine. Fanno pena, ma sono feroci per natura, ci portano via le case e il lavoro, e possono causare sollevazioni. Con lancio di PM, loro e altri tipi che affiorano, assalto ai forni del pane, vetrine spaccate, accoltellamenti, sparatori, roghi, non si sa quante sono, ma sotto ce ne sono di sa quante che attendono. Sembrano deboli, ma sono resistenti a tutto, e sono pronte a prendere il nostro posto. Sembrano i nostri simili, ma sono bestie. Bestie feroci. In serata si divide l'universo a schegge ed alimenta dubbi. Il vento è effervescenza, ne scocca e movimenta. Sfondo o primo piano? Scegliere dalle lastre, lo sguardo senza orbita, se coltiva promessa o minaccia. Fosse invece la nostra finestra, vista assoluta. Quesito sospeso in bilico, noi vigili e insieme incantati, dove spettacolo che calamità è l'orizzonte strabico.
Nel mio crepuscolo filestra sul mare riccio di luna, l'aria fresca inonda il canestro dove le tue idee in amore trovano nido. Sfinita, guardo l'orizzonte, mentre s'oscura il binocolo puntato alla laguna d'oltremare verso il sole nascente. Tra i boli di ghiacci devastati si affaccia un'attesa timorosa di infinito, roboante, di mari stuprati dal liquame e dai fetori. Balugina, improvvisa memoria dei tempi dell'Ede di Anatolia, epifanie sommerse da acque devastanti, d'armi sanguinose sui colli, tra i fiumi della mezzaluna d'Assiria. Gobekli Tepe, inizio della storia. Quando l'uomo devoto alla terra scoprirà mistero e forza dell'umano, torneranno alla terra i senza terra. Là dove un gesso solitario custodisce il mito dell'Ede. Risvegliare le pietre moventi da una landa desolata che ci accolga, noi, antichi, novelli primitivi. Per il futuro, questa la consegna. Il tempo sorpassato si rinnova, diventando diverso come uguale. Bisogna sopportare, andando avanti, la vita che cambiandosi permane. Meraviglia sempre l'attenzione che rimane in ricordi discordanti. La differenziazione amalgamando nel quasi uguale antico movimento. Dopo propagando si continua, forse sì, forse no, qualcosa, certo, del passato futuro ammonticchiato che riesco poi ad agire, a memorare. Una salva di merli salutava eventi non visibili. L'ipotesi che io pensai pensatamente vera fu che nascesse un mondo altrove, sfera di terra, madre da vermi, che un'ipostasi di merli alieni scaverà, già scava. Osservo uomini, di Paolo Guardi. Soli, stanchi, affamati di vita, artefici del loro piccolo mondo e per addizione continua del nostro. Osservo uomini diversi da me. Non credo nella fratellanza, una sciocchezza per menti fragili. Dietro il loro sorriso o silenzio c'è una ferocia che uccide, un colpo per attimi che solo continua, come solo può essere un attimo che distrugge la roccia. Osservo uomini e ho terrore per le nostre donne, bianche, incipriate, ben vestite. Quando noi uomini di questo universo saremo morti o troppo fragili per difendere, le divoreranno. Saranno in strada con brandelli di carne umana a sfoggiare ferocia che sa di sorriso. Per farlo, come i denti possano sbranare o mostrare emozioni quiete e dolci. Osservo un uomo. Mi chiedo perché dovrei proteggere, accoglierli come i miei simili. Perché dovrei? No, assurdo. No, non lo farò. Io non sono stato accolto per nulla. Mai nulla mi è stato regalato. Tra sangue e umiliazioni ho lottato. Ma ora che sono asciutto e a caldo nella mia nicchia, nel mio essere occidentale ricco, ho dimenticato la lotta. La lotta ho dimenticato. E uccisione. La carne nella mia bocca. Dimenticata, scomparsa, una lotta.
osservo lui. Un senso di ineluttabilità mi pervade, una sorta di disperazione e convinzione che non ho più forza. Spero solo che quando verranno a uccidermi lo faranno in nome dell'umanità. In nome dell'umanità. In quel nome osservo questi uomini. In nome dell'umanità li guarderò mentre addenteranno il polpaccio per risalire. E sorriderò, sì, fino all'ultimo respiro. E solo allora li accoglierò come miei fratelli. Che bello. Qui stiamo attenti, come mai, forse prima, ai segnali della fine. In questi anni orizzontali e vasti, come vasto pare un ampio mare a chi si getta solo nelle acque tenui e trasparenti della sorte. Mai, mai sapremo le risposte che ci porta attento e alto sopra noi il tempo che hai pensato, hai voluto cercare di guardare, amare da vicino, il tempo che destina e destinando muore. Vita fiera e fragile in queste stanze, l'hai scritto una volta, ora lo sai, nulla è più fragile di questo giorno che abbiamo pur cercato nella forza della parola, nella poesia, unica forza, sola forza che annuncia oggi che già c'è, è nelle radici di questo nostro secolo fragile e incerto e vento. L'alba del mondo che nascerà domani. Per costruzione sperimentale nuova colonia sulla Terra cercasi illusi ambossessi di ogni estrazione sociale. Si richiede forte motivazione all'amore, ottima conoscenza del linguaggio dei sentimenti sia parlata che scritta, disponibilità ad accantonare il puro interesse individuale, la condivisione dei principi basilari presenti nelle principali religioni diffuse sul pianeta e capacità di relazionarsi con gli altri appartenenti al gruppo. Costituirà titolo preferenziale l'aver subito delle sconfitte nel perseguimento dei propri ideali. Telefonare il numero indicato o inviare una mail, preferibilmente nelle ore notturne, quando i cavalli del sogno galoppano alla luce della luna. In questo campo e in questo giorno, lungo il filo lungo di questo 2009, Luigia scrive e si chiede dove andare, che fare, aspettando il giorno. Scrivere o no? Fare belli e lettere. È in marcia, dice Nicoletta, il laboratorio di altre Palestine. E l'Italia è la nuova frontiera del modello che trasforma le persone inutili, quelle che non servono né a banche né a multinazionali, in nuovi indiani, in nuovi profughi. Per adoratori di New Town, senza vita e identità, senza speranze e monumenti, case, strade, piazze, vicoli, giardini e frutti del tempo lungo, finalmente liberi nelle mani di padroni del vento, di questo tempo breve, massimo assassino di seni curati da mani re della ricchezza, ma di Nicoli. Addio, dolce vita di paese vissuto, sognato qui e solo qui. Sarà l'Abruzzo la pipista di un futuro o di un furto che ha già fatto di Gaza il suo modello? In trappola si sente Luigia, tra batterie di missili, caccia F-16, cecchini sui tetti, elicotteri assordanti, è un predator che discretamente, a quota 3.000, spia ogni nostro movimento, anche quando ci infrattiamo per cagare. Che gli otto grandi tra le rovine non abbiano fastidi di cani e cristiani. E così è stato. Così c'è chi dice, al peggio non c'è mai fine.
Ma Luigia trova ancora un sibilo per dire: almeno non c'è mai fine.